Dopo le pesanti accuse che qualcuno avrebbe fatto a discapito proprio della Blue Whale Challenge, il gioco che vi ricordo è stato per così dire propinato da parte delle Iene nel servizio dell'ottimo Matteo Viviani, ecco che per l'appunto le Iene stesse sono adesso le prime a parlare dell'episodio, o meglio del servizio in questione. Infatti la stessa trasmissione di Italia 1 avrebbe scritto un lungo post su Facebook in cui avrebbe scritto che appunto erano effettivamente immagini non veritiere per quanto riguarda il gioco del suicidio, tra virgolette. E cosa avrebbero scritto le Iene? Le seguenti parole, adesso ve le leggerò solo alcune parti, non tutte perché è troppo lungo il post. Ci contestano di avere inventato qualcosa che non esisteva. Alcune sequenze andate in onda si sono rivelate non contestuali al fenomeno, pur trattandosi di suicidi veri e propri. E di questo ci scusiamo e ringraziamo il blogger che ha segnalato il nostro errore. Vi ricordo che già ieri ho fatto un video proprio che parlava di Blue Whale Challenge, nel senso che vi ricordo che Selvaggia Lucarelli, la famosa blogger e giornalista italiana, ha pubblicato infatti un articolo proprio sul Fatto Quotidiano in cui intervistava il buon Matteo Viviani, il quale appunto avrebbe detto che non si sente in colpa di niente di nessuno, insomma, da quello che io ho capito, ho recepito. Tuttavia le polemiche però ovviamente non sono state spente, anzi sono diventate feroci in pieno e sarebbe stata ammessa una certa leggerezza nel confezionare il servizio scioccante. L'intenzione però di fare del bene non deve essere messa in dubbio, come avrebbero fatto sapere le stesse Iene di Italia 1. I commenti ovviamente si sono letteralmente sprecati, c'è chi ha condannato pesantemente le Iene, il programma di Italia 1, e se la sarebbe presa con Matteo Viviani, la Iena del Nord, altri che avrebbero per così dire avuto la idea di andare addirittura nella pagina stessa di Viviani e lanciare insulti e parolacce che secondo me sono del tutto inutili dal mio punto di vista. Ognuno può fare ciò che vuole, però io reputo più corretto l'atteggiamento secondo cui una persona va a scrivere un post di critica ma non di condanna nei confronti di Matteo Viviani piuttosto che lanciargli epiteti, parolacce, insulti, offese e addirittura minacce, il che di certo non può fare bene né a Matteo Viviani ma né tantomeno a chi legge per l'appunto il post di Le Iene e soprattutto di Matteo Viviani. Io non ce l'ho con Matteo Viviani, anzi lo reputo e l'ho sempre reputato un uomo davvero straordinario, oltre che un bell'uomo, perché ho amiche che sono letteralmente pazze di lui, perché lo trovano un uomo davvero stupendo a livello estetico. Io non sono gay, sono etero, però indubbiamente anche io trovo comunque Matteo Viviani un uomo davvero in gamba e comunque gradevole. Detto ciò, devo fare i complimenti comunque alle Iene che comunque si sono adoperate nel rendere chiara la situazione che sarebbe stata, per così dire, portata alla ribalta dal buon Matteo Viviani, la Iena del Nord Italia, e di questo ne sono più che contento, più che soddisfatto. Ciò significa che le Iene hanno un cuore grande e soprattutto mettono in campo tutte le loro potenzialità e tutte le loro capacità, mettendole a frutto di situazioni di appunto chiarezza che deve essere fatta, e in questo caso la chiarezza è stata fatta ed è stata per l'appunto fatta sapere. Bene, complimenti dunque a lei, il video termina qua, un video molto breve per una storia, una vicenda che per molto tempo ha tenuto col fiato sospeso tante persone, addirittura ci sarebbero stati, da come ho letto su internet, casi di emulazione, non fate non emulate chi fa questa Blue Whale Challenge, totalmente inutile, pensate alla vostra vita, pensate alla vostra esistenza e soprattutto andate avanti senza paura di sorta. Bene, saluti, a presto.